Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parleremo della compravendita con le leggende e perché ho fatto questo video. Per dirvi che per ora nel mercato di foot stanno succedendo cose molto strane. Infatti un mio amico che ha sempre un canale, ve lo lascerò in descrizione, si è accorto di una cosa. Ha comprato Nedved, adesso lo vado a cercare. Al prezzo massimo 2 settimane fa a 150.000 crediti era il prezzo massimo e ce n'era solo uno. Cosa ha fatto? Ha aspettato, convinto che abbassasse, e invece ha alzato. Stessa cosa è successa con Sheringham. Quindi cosa dovete fare? I giocatori vengono valutati sul mercato in base al loro feedback. E quindi se un giocatore starà al prezzo minimo vuol dire che abbasserà nelle prossime fasce di prezzo, mentre se un giocatore sta al prezzo massimo vuol dire quasi sicuramente che la sua fascia di prezzo alzerà. Fate, se andiamo a vedere Van Nistelrooy, ce ne stanno tutti a 310 o 309, ma comunque è il prezzo massimo di Van Nistelrooy e non ce ne sono a meno. Qui questo sicuramente vorrà dire che Van Nistelrooy alzerà di prezzo. Quindi, sinceramente, non è molto sicuro sicuro, però questa cosa potrebbe accadere. Se accadrà sicuramente vi frutterà tanti ma tanti crediti, perché se un giocatore alza tipo di 80.000 crediti sono 80k guadagnati e quindi frutterà tanti crediti. Se vi è piaciuto questo video mettete un like e ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti da Black.